Cesare deve morire è il vincitore del Festival di Berlino dello scorso anno, anzi dell'anno in corso, è il vincitore di 5 David di Donatello, tra i quali miglior film e miglior regia, ed è stato il film selezionato per rappresentare l'Italia agli Oscar. Permettetevi solo un minuto per una cosa personale: in questi anni mi è capitato spesso di presentare dei registi anche molto importanti, ma questa sera per me è una serata molto particolare, perché credo di poter dire di presentare i miei maestri, e lo dico con grande emozione e grande gratitudine. E uno dei motivi per cui sono qui è perché 30 anni fa, 32 anni fa, ho avuto l'enorme e indimenticabile privilegio di fare l'assistente in un loro grande film, che è La notte di San Lorenzo. Ma prima devo dire che non ho avuto nessun merito nel risultato artistico del film, perché quello che facevo è portavo il caffè a Paolo e Vittorio, anzi le mele a Paolo e il caffè a Vittorio. Cinema di Paolo e Vittorio Taviani, per arrivare al bellissimo film che anche stasera verrà proiettato al Lincoln Center, al Festival di New York. Io credo che una delle costanti nel cinema, ormai di quasi 50 anni, perché avete iniziato nel 61-62, la carriera di Paolo e Vittorio Taviani, sia la ricerca della verità. E credo che loro vivano questa ricerca della verità come un obbligo morale. Paolo e Vittorio Taviani si definiscono e sono atei. Ho detto si definiscono perché io ritengo, e personalmente lo apprezzo molto, che nel loro cinema ci sia un profondo afflato mistico ed una costante spiritualità, evidenziata anche da alcuni titoli in maniera chiara, come Il sole anche di notte. Sole anche di notte, dove c'è una battuta che ricordo sempre, in cui uno dei personaggi dice: chi cerca Dio spesso non lo trova, chi cerca la verità trova anche Dio. L'ho detta bene? Bene. Ho parlato di verità perché sia chi è credente, cioè chi è credente, ma anche chi è attento a questa dimensione, sa che la verità e la libertà si identificano. Questo film, bellissimo, che raccomando a tutti di vedere, il tema principale è la libertà che nasce dall'arte. C'è un momento, e non voglio rivelare troppo del film, ma c'è un momento in cui un personaggio spiega che nel momento in cui tutti gli attori del film sono dei carcerati, il braccio di massima sicurezza, degli ergastolani o comunque delle persone condannate a moltissimi anni, ebbene c'è un personaggio che nel momento stesso in cui dice, ripeto, cerco di non dire troppo, di non far più l'attore, di non partecipare alla creazione artistica, quella prigione diventa una cella. O riassume... Toma! Questa non l'ho citata bene, però il senso è quello. Sì. Da quando ho conosciuto l'arte, questa cella è diventata la prigione. Grazie, questa è la battuta ed è molto più bella, come avete sentito. Voglio dire solo un'altra cosa e poi ovviamente lascio la parola a loro. Un altro elemento costante nel cinema di Paolo e Vittorio Taviani è il rapporto con le nostre radici, con la nostra tradizione, con la nostra cultura, anche con il mondo classico, non necessariamente nostro da un punto di vista campanilistico, i grandi classici a cui ci siamo ispirati, poi farò una domanda al riguardo. Questo può sembrare in qualche momento un elemento di stupore o di disorientamento, perché non è un segreto rivelare che Paolo e Vittorio Taviani nascono culturalmente in un credo che è quello marxista, sono comunisti, hanno creduto profondamente in certe idee. Ora analizziamo la cosa, il che ovviamente è uno degli elementi di forza della loro arte e della loro persona. Quindi questo rapporto con quello che c'è dietro mi ha sempre turbato, non perché ritengo che sia una cosa sbagliata o contraddittoria, ma cercavo di capire come i due elementi si combinavano. Quello che un autore che è caro molto a loro, Gramsci, chiamava l'ottimismo della volontà, si poteva combinare con non solo il pessimismo della ragione, ma con le inevitabili disillusioni che abbiamo tutti quanti, ma anche con un mondo che è evoluto in maniera impensabile negli ultimi decenni.
Finché poche settimane fa, quando sapevo che avrei dovuto incontrarli e anche vedere il film, perché io purtroppo non l'avevo potuto vedere fino a ieri sera, mi sono imbattuto in una frase di un grande musicista che mi ha spiegato qualcosa del loro cinema. Il musicista è Gustav Mahler. Non è venerare le ceneri, ma è tenere in vita la fiamma. E mi sembra che si applica perfettamente al vostro cinema e al vostro rapporto con la vostra cultura. Non solo, ma è quello che differenzia colui che sa far tesoro dell'esperienza dei classici, dei nostri padri, come avete detto in tanti film vostri, rispetto a un conservatore. Dante è citato spesso nei loro film, il nostro padre Dante, mi ricordo in un film. Tolstoi, almeno due film sono direttamente o indirettamente ispirati, San Michele, e ovviamente Tre. Sono anche di notte. E Risurrezione. Risurrezione, certo, no, Risurrezione addirittura, certamente. Pirandello, due film, Caos e Turidi, e Shakespeare in questo film, L'Iliade, La notte di San Lorenzo. Conoscendoli so quanto loro si cibano costantemente. Dei grandi, amano moltissimo i russi, ma non solo i russi, eccetera, eccetera, anche gli americani. Io vorrei partire proprio di questo: il vostro rapporto con la grande letteratura, in particolare rispetto a questo film. Perché Shakespeare? Perché so che avete chiesto voi al regista interno al carcere di adattare Shakespeare. Mi permetto di non rispondere direttamente a questa domanda, ma di fare alcune precisazioni. Chissà quante ne ho dette. Allora, Antonio Monda non solo è stato il nostro assistente, non solo è un grande amico, non solo è uno degli intellettuali più, secondo noi, più significativi, sia come critico, come insegnante, come scrittore che noi conosciamo. Nonostante tutte queste belle cose, su di noi ha detto alcune cose che non ci corrispondono. Ecco, cominciamo con la parola ateo. Ma fa paura a me sentire dire una cosa del Mi genere. hanno chiesto, ma tu credi in Dio? E io ho risposto, credo nella divinità della musica di Mozart. E allora quello che mi ha interrogato ha detto, ecco, vedi, sei religioso. La rivista dei Gesuiti ha detto che noi siamo i più registi, più religiosi di tutta la storia del cinema. Ecco, direi più precisamente, noi sentiamo, non pensiamo che l'umanità si sia data una risposta alla grande domanda perché ci siamo. La sta cercando. E fra l'altro mi dispiace molto di morire senza che qualcuno me l'abbia data. Allora noi diciamo c'è un mistero e il mistero proprio dice tutto e dice il contrario di tutto. Ora sono proprio noioso, ma voglio dire che anche comunista detto così mi ha fatto effetto. Allora, è chiaro che la nostra vita è lunga, è molto lunga, e allora abbiamo fatto tanti incontri. E per esempio, allora diciamo che siamo rosselliniani e non comunisti. Quando poi in Toscana, da ragazzi, da giovani, abbiamo conosciuto il movimento operaio e abbiamo allora a questo punto studiato Marx, eccetera, veramente è stato un periodo meraviglioso invece di grande afflato con gli altri. E veramente in quegli anni era per noi gioia dire sono comunista. E ce l'hanno fatta pagare. Ma Marx per primo direbbe: ma ragazzi, mica starete fermi lì a essere una cosa e basta. La vita è trasformazione, quindi anche essere comunisti significa veramente stare dentro un fiume che poi veramente cambia percorso, pur rimanendo quel fiume. Noi siamo il nostro passato, ma ci piace molto anche essere il nostro presente, che sono cose contigue ma non uguali. Ora chiedo scusa per questa digressione sia a Antonio che a Paolo, che è troppo tempo che sta zitto. Io ora mi fai una domanda, Sì. ma visto che tu sei religioso, ma voglio dire una cosa bella che ci ha toccato. Ci è arrivata una lettera dopo l'uscita del film a Roma di un francescano, padre francescano,
che ha scritto: io sono andato a vedere il film con i miei confratelli, ho pianto tanto, spesso, e la sera ci siamo riuniti e abbiamo detto: non andiamo a dormire, facciamo gli esercizi spirituali pregando per chi ha realizzato questa storia, voi e i detenuti che hanno recitato sotto la vostra guida. E questo ci ha veramente molto commosso e ci ha fatto capire come questo film, in maniera anche per noi imprevista, tocca l'animo, gli animi più diversi fra di loro. Sulla Bibbia invece voglio dire solo una cosa, perché credo che ti farà piacere, o quantomeno spiega quello che intendevo di dire e intendevo dire prima. Se leggete il Nuovo o l'Antico Testamento, vedete che gli atei non esistono. Nella Bibbia ci sono i credenti e gli idolatri. Ecco, io so che voi non siete degli idolatri, questo volevo dire. A posto. Andiamo adesso sul film. C'è una delle cose che si nota subito, è anche una cosa inedita, almeno dall'inizio del vostro cinema, che il film, tranne l'inizio che abbiamo visto prima e la fine, è tutto in bianco e nero. Ci spiegate perché? Ora facciamo un'affermazione un po' perentoria, forse paradossale. Noi diciamo che il bianco e nero è irrealistico, mentre il colore è naturalistico, realistico. Il bianco e nero in passato, il cinema era in bianco e nero, per cui il pubblico era abituato a identificare la realtà col bianco e nero, ma ora sono passati gli anni e questo non accade più, ora tutto è a colori. Pensavamo, se entravamo dietro le sbarre con il colore, sarebbe diventato un film per la televisione, non lo so, perché ci sembrava subito televisivo. È Il bianco e nero invece è una violenza che viene fatta alla realtà, e questo è un film che parla di chi ha fatto violenza alla società, è un film che ha dei momenti di grande violenza anche suggeriti dal testo di Shakespeare. Abbiamo girato il film, e questa è una delle ragioni anche per cui l'abbiamo realizzato, non sul palcoscenico piccolo che c'è nel carcere di Le Bibbia, ma le scene le abbiamo girate nelle celle, nei corridoi del carcere, nei cubicoli dove vanno a prendere aria i carcerati, e questa possibilità per i nostri attori di recitare nel loro ambiente conosciuto, sentivamo che dava loro forza, e a noi il film ci appariva come un film dell'assurdo con una verità in più che ci riportava a quando eravamo giovani e cominciavamo a fare il cinema e eravamo pieni di spavalderia, di incoscienza, e con incoscienza e spavalderia ci siamo buttati dentro le riprese di questo film. Ci tengo a dire, dato che ha citato la gioventù, che una delle cose che più colpisce, affascina, oserei dire commuove del film, è che sembra fatto da due giovani, quasi da due esordienti. Lo dico come pregio, come energia, come vitalità, come forza, come voglia anche di sperimentare. Vittorio, perché proprio Giulio Cesare? Quando siamo usciti dal primo incontro con il carcere e il teatro del carcere, e il caso ci ha portato lì, e il caso è molto importante nella vita. Noi abbiamo visto un carcerato, come ha detto Antonio, sono delinquenti della Camorra, dell'Ndrangheta, della Corona Unita, e molti di loro hanno una condanna che si chiama terribilmente fine pena mai. Lui leggeva i canti di un canto d'amore, Ave Francesca dell'inferno di Dante, e lui lo cantava come uno che vive nell'inferno. Ora non sto, voglio essere più stringere, e fu un'emozione molto violenta. Diceva che forse soltanto loro, carcerati, potevano capire
la disperazione dell'amore di Paolo e Francesca, perché anche il loro amore, i loro amori, per gli amori per le donne che hanno perduto o che no, è un amore grande, disperato e condannato. Diceva queste cose nel suo dialetto napoletano e abbiamo visto anche, ci sembra, che piangesse. Insomma, a questo punto l'emozione è così forte, siccome i nostri film nascono soltanto da forti emozioni, noi abbiamo detto, ma questa emozione che abbiamo, noi dobbiamo trasmetterla, bisogna dirla, farla, noi abbiamo il mezzo per trasmetterla, questo mezzo ce l'abbiamo, è il cinema, quindi il nostro prossimo film deve essere su questo mondo. E subito, e questa è stata una buona idea, lo riconosco, abbiamo detto Giulio Cesare, perché è una storia italiana, è una storia romana, che parla di congiura, di omicidio, di tradimento, di potere, tutte pulsioni che veramente appartengono purtroppo a chi ha commesso delitto nella parte della vita fuori del carcere. Voi ricorderete la scena, una delle più belle di Shakespeare, quando Marco Antonio, per attaccare Bruto, dice: e Bruto è un uomo d'onore, per quattro volte lo ripete, come veramente delle stilettate. E tutti quelli che con noi hanno recitato sono tutti uomini d'onore, perché come voi sapete nella camorra della mafia si chiamano uomini d'onore. Ho una curiosità, ma conoscevano il testo? Qualcuno di questi carcerati conosceva Shakespeare, dunque, il testo? Non proprio il Giulio Cesare, ma quando noi abbiamo parlato dei vari personaggi di Shakespeare, non solo di Giulio Cesare, ma parlavamo di Iago, di Macbeth, Re Lear, questi detenuti hanno detto: ma questo Shakespeare è un amico. È un amico che da 500 anni fa ha capito quello che a noi è successo, ha già scritto tutto quello che noi abbiamo vissuto, per cui per loro è stato semplicissimo aderire ai personaggi, soprattutto in quelli del male. E c'è stato un momento per noi molto emozionante, quando Bruto, di fronte al cadavere di Cesare, voi non avete visto il film, insomma. Allora, c'è Cesare, è stato ucciso, c'è il suo corpo a terra, e Antonio e Bruto fanno le famose orazioni. Tra l'altro, alla vigilia di girare questa scena, io e Vittorio ci siamo guardati e ci siamo detti: siamo diventati matti. Dico, noi vogliamo girare questa scena che è stata rappresentata in tutto il mondo da centinaia di anni. Stiamo correndo un rischio, ma forse siamo diventati pazzi. Poi ci siamo buttati e abbiamo scelto il campo di gioco di pallavolo del carcere, e che è diventato l'arena in cui avviene questa scena delle orazioni. Ecco, e in questa scena, torno alla partenza del discorso, ci ha commosso Bruto, che dice: io amavo Cesare, ma l'ho ucciso perché voleva farsi tiranna. Dice: per questo che l'ho ucciso, e lo dice con gli occhi pieni di lacrime. No, forse, ma con un dolore dentro e lo sguardo di un uomo che ha visto morire, ha visto uccidere, ha visto l'omicidio. E in questo senso allora sentivamo che c'era qualcosa di più di quello che si era visto, di diverso da quello, stesse battute dette per esempio da Marlon Brando. Quindi non è che i nostri carcerati sono più bravi degli attori professionisti. Portano qualcosa di diverso, che è la tragedia della loro vita. Un giovane attore italiano
ci ha fermato, aveva molto amato il film e ha detto: ma io allora devo ammazzare qualcuno, fammi mettere in prigione per diventare così bravo. È indubbiamente una meravigliosa stranezza. Ma vi ho già detto che quando siamo entrati per la prima volta abbiamo sentito questo giovane uomo che piangeva il suo amore e leggeva i versi di Dante toscano, a noi toscani sentivamo, ma lo diceva il napoletano. Quindi dopo un primo brivido di diffidenza, la verità che Dante sa esprimere veniva fuori proprio dalla verità con cui lui nella sua lingua diceva quella storia d'amore e di tragedia. E allora abbiamo capito che se volevamo veramente diventare complici in una grande rappresentazione con loro, bisognava veramente che loro fossero liberi di esprimersi proprio nel profondo della loro verità. E vi dirò ci ricordiamo una cosa, che nei giorni della preparazione siamo passati in questi terribili corridoi del carcere e abbiamo visto, ora faccio una piccola digressione, cioè se uno veramente entra nel carcere e pomeriggio, qualsiasi ora, cammina, vede attraverso le doppie porte socchiuse, vede uomini, giovani, vecchi, sdraiati sul letto, fermi, a guardare il soffitto, per ore, ore, per una gran parte della loro giornata. Infatti ci hanno detto: non ci dovete chiamare carcerati, ci dovete chiamare guardatori di soffitti, e noi l'abbiamo messo nel film. Ecco, a contrasto, riprendo il filo e poi è finito, a contrasto di questa immagine terribile, un giorno invece passando in una cella più grande abbiamo visto i nostri futuri attori intorno a un tavolo che stavano scrivendo. Erano i vari attori che traducevano nel loro dialetto le loro battute. Ma la cosa interessante era che dietro ciascuno di loro c'erano i compagni della stessa regione che li controllavano. Erano severissimi. No, non è così! No. Allora, ecco, ho capito che veramente non stavamo giocando né facendo che cosa accademia. Stavamo facendo qualcosa che li coinvolgeva. Credo sia venuto il momento di lasciarci. Io vorrei ringraziare innanzitutto Paolo e Vittorio Taviani per quello che hanno fatto in 50 anni di cinema. Aggiungo, per la costante, commovente ricerca della verità, della bellezza e della moralità. E un secondo che mi riguarda, per quello che mi hanno insegnato in tutti questi anni e anche stasera. Grazie e andate a vedere il film.